È stata presentata a Corezzo di Chiusi della Verna la neonata cooperativa di comunità per il rilancio della Valle Santa attraverso produzione, promozione e commercializzazione del tortello alla lastra, che grazie al finanziamento di 49.000 euro della Regione Toscana subito spendibili diventerà il motore per lo sviluppo turistico enogastronomico del territorio. È uno dei 25 progetti che abbiamo finanziato di nascita oppure di rafforzamento di cooperative di comunità già esistenti. Qui è una bella cosa, come anche in altre cominciamo a inaugurare nei territori. C'è una comunità che vedete, insomma, è abbastanza, mi sembra, presente alle iniziative. C'è una cosa esistente, è la produzione di questo tortello caratteristico, e l'idea della cooperativa di comunità è farla nascere, è nata proprio per allargare questa capacità produttiva e chiudere la filiera, nel senso non solo produrre ma anche trasformare, anche poi vendere, commercializzare, fare diventare questo prodotto un prodotto che abbia possibilità di successo sul mercato. Quindi queste iniziative sono positive, noi le abbiamo fatte proprio partendo da esperimenti di collaborazione. Qui c'è collaborazione perché c'è già una piccola produzione privata, c'è una Proloco che mette a disposizione locali per allargare questa produzione, c'è la cooperativa di comunità che se ne farà carico. Nella cooperativa di comunità ci sono sia soggetti di piccola economia ma anche persone del paese, e se si riesce a farla funzionare, insomma, la regione poi potrà dare una mano. L'idea delle cooperative di comunità è far nascere questo nuovo motore. Poi però non deve vivere solo su questo primo finanziamento, perché noi abbiamo tanti interventi che facciamo nella promozione dei prodotti, nella parte dell'agricoltura, quindi diventa anche lo strumento a cui poi ci si agganciano altre possibilità, e quindi poi questi luoghi sempre di più si ripopolano di persone giovani, e quindi se ci creiamo anche delle attività economiche, a maggior ragione diamo una possibilità di un buon vivere e di anche delle risorse che rimangono sul territorio e l'aiutano a svilupparsi. Queste bellezze, abbandonarle è un peccato mortale. Quindi è uno strumento di promozione turistica, considerando che proprio da questo luogo passa, proprio qui all'interno, la Via Romea. Certo, può essere un'occasione, e vanno costruite nel tempo. Quello che qui facciamo con questo tipo di progetti è che cerchiamo di aiutare iniziative che vengono dalle persone che vivono il territorio. Perché delle volte si fanno anche finanziamenti, no? Un po' dall'alto. Qui lo scopo è proprio il contrario, c'è un'occasione di produzione di un prodotto tipico, c'è un'occasione anche di sviluppare poi attraverso un percorso turistico. Se queste occasioni nascono, allora la regione, le istituzioni si mettono a disposizione per favorirle, ma il fatto che nascono proprio dal posto ne garantisce un miglior successo, sono sentite, son cose loro. E quindi è più facile abbiano questo successo. Un progetto di comunità, una cooperativa di comunità in Valle Santa significa lo sviluppo di questo luogo e il mantenimento, soprattutto come caposaldo, di questo che è stato un po' anche un fiore all'occhiello, no? Credo, di Chiusi della Verna. Sì, noi abbiamo creduto sempre, soprattutto nella zona alta del nostro comune, vale a dire la montagna, soprattutto Chiusi della Verna e Corezzo, e anche oggi è un'altra dimostrazione che stiamo facendo le cose per quello che veramente la gente si aspetta, per poter continuare a vivere, a stare in questi luoghi. Io credo che a volte si sente tanto parlare della montagna, di cercare di continuare a far abitare la gente in montagna, per poter far continuare la gente a stare qui bisogna fargli delle cose concrete, dargli delle risposte concrete. Oggi è un'altra dimostrazione che si sta andando verso quel verso lì.
Sirio Farini, presidente della Proloco di Corezzo, ma soprattutto anche amministratore del comune di Chiusi della Verna. Un insieme che sicuramente ti ha portato anche a proteggere questo luogo, ma non a proteggerlo, a svilupparlo, direi io, perché non ci sia un abbandono, ma invece prosegua in questo suo percorso. Siete partiti un po' piano piano, in silenzio, e poi alla fine siete esplosi in una bellissima realtà. Sì, la Proloco ha funzionato benissimo, abbiamo un grande senso di comunità. L'abbiamo trasmesso anche al resto della valle e questo è il risultato. Insomma, oggi andiamo a costituire la cooperativa di comunità, a presentare il progetto e credo che sia un buon divenire per la Valle Santa. Senti, come si inserisce questo progetto? Soprattutto che cosa vuol fare questo progetto? Quali sono gli elementi essenziali? Ricreare innanzitutto la filiera del tortello alla lastra, quindi della produzione della patata, produzione di farina, produzione del tortello, commercializzazione, ma non solo questo, poi ci sarà, credo, anche un bello sviluppo turistico legato all'enogastronomia. Noi abbiamo tanto territorio da vendere, da far vedere, quindi enogastronomia, prodotti tipici, turismo, questa è l'idea. Senti, e quante aziende hanno aderito, quanti soggetti, quante anche altre cooperative, perché ho visto anche protagonisti di altre cooperative che comunque stanno qui all'interno proprio di questo luogo di cui oggi si discute del progetto. I soggetti fondatori sono 9, quindi sono aziende già formate. Noi per esempio qui abbiamo l'Osteria della Franca, il nostro ristorante che è riaperto da qualche anno, abbiamo il Podere Santicchio, abbiamo la Proloco di Corezzo che sarà un socio sovventore, cioè non entrerà a far parte direttamente della cooperativa di comunità, ma metterà a disposizione tutto quello che serve alla cooperativa di comunità. Senti, e in questo percorso come ci si orienta? I primi passi quali saranno? Adesso noi abbiamo presentato il progetto alla Regione che è stato finanziato, dove prevede appunto tutta la costruzione della filiera del tortello, quindi tutte le attrezzature che serviranno per produrre questo prodotto e poi insieme tanta promozione per poi vendere oltre al prodotto anche il territorio. Senti, un po' questa idea vi è venuta quando ha riaperto la Franca e ha cominciato a commercializzare lei la Franca e quindi si è resa conto che effettivamente si poteva fare e non era soltanto una festa oppure il marchio del tortello registrato. Noi abbiamo sempre lavorato in questo senso, abbiamo sempre tutelato questo prodotto, abbiamo registrato il marchio in tempi non sospetti perché pensavamo che prima o poi l'occasione poteva capitare. Chiaramente lo Stella Franca, riaprendo con 2 ragazzi giovani, ha dato quell'input a definire il percorso che avevamo in mente già da anni. Una comunità composta da quante persone, da quanti elementi? Una comunità composta, quella di Corezzo, 80 persone, la cooperativa di comunità, però, come ho detto, sono 9 soggetti. Quindi, però naturalmente aperta a tutti, sempre naturalmente nel rispetto della qualità e del progetto. Certamente, la cooperativa di comunità è aperta a tutti i contributi, è aperta anche ai singoli, alle singole persone fisiche che vogliono partecipare, per mettere per esempio a disposizione un terreno che hanno incolto, per poterci coltivare la patata. Quindi siamo un progetto aperto, un cantiere aperto. Momento di inaugurazione della nuova ambulanza della Confraternita di Misericordia di Subiano, anche del pulmino sociale, insieme anche a Don Alessandro Conti, insieme al governatore. Luca, in questo caso una soddisfazione perché tra l'altro sono arrivate tramite le donazioni, tramite anche il contributo del 5 per 1000, quindi diciamo una popolazione in cammino, potremmo proprio così usare questo termine. Sì, si sta cercando di rinnovare il parco mezzi, di cui ce n'è molto bisogno, e grazie anche alle varie ditte eccetera della comunità di Capolone Subiano riusciamo in questo momento ad avere un parco mezzi abbastanza nuovo, diciamo. Quanti ne avete? Abbiamo l'ambulanza, ora questa è l'ultima arrivata, e ne abbiamo 3, e poi abbiamo 5 pulmini di cui 4 sono quasi nuovi e speriamo di continuare così, di continuare a cambiare ancora un'altra ambulanza entro il 2019. E con il contributo sempre anche delle varie anche associazioni, speriamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo, diciamo. Donazione anche di benemeriti, ho detto prima una comunità in cammino, no? Nel senso anche proprio con la misericordia. Sì, è una bellissima realtà quella che abbiamo qui a Subiano e Capolona della Confraternita Misericordia, che è fatta da tante persone generose che danno il loro tempo, le loro energie, le mettono al servizio della popolazione,
Noi ringraziamo il Signore, ecco, di questa bellissima realtà e preghiamo perché possa essere sempre più nutrita, forte, e che questo servizio sia fatto sempre più col cuore anche, no? La stessa parola misericordia ci suggerisce, ecco, no? Misericordat, dare ai miseri, ai poveri, ai deboli il cuore, con le nostre persone, quindi un servizio che oltre che sia fatto con efficienza anche col cuore.